Sono gravissime le condizioni di un operaio di 42 anni caduto dal tetto del capannone della ditta in cui lavora a Cima Fava di Carpaneto in serata. Incidente frontale a rotto freno, due donne ferite. Sono 279 le segnalazioni di assuntori di stupefacenti arrivate alla prefettura di Piacenza nel 2019, solo 22 le donne, 21 casi di ragazzi sotto i 17 anni. Sarà il Consorzio Valori di Roma a ristrutturare il ponte di Pievetta tra Casse San Giovanni e Pieve Porto Morone. L'assegnazione è stata ufficializzata dalla provincia di Pavia. I lavori dovrebbero partire entro l'anno. Sono stati condannati a 2 anni e 8 mesi ciascuno i banditi che avevano assaltato con una pistola giocattolo la filiale della Carisbo di Via Veneto a Piacenza nel 2015. Uno dei due rimase bloccato nei bussolotti di entrata. Secondo turno infrasettimanale per la Gasteiz Volley Piacenza, che questa sera alle 20.30 affronta il Palabanca Perugia, una delle corazzate di questo campionato di Superlega. La presentazione nel TGL Sport.